Questa è una Hongxi EH7, ma chi è Hongxi? Si tratta del più antico marchio automobilistico cinese. È stato fondato nel 1958 ed è tuttora parte del gruppo FAW, che è uno dei più importanti di tutta la Cina. Perché è importante? Perché ve la faccio vedere. Perché non solo viene presentata al Salone di Parigi, ma anche perché in generale Hongxi è pronta a entrare in Europa in modo ancora più importante. In realtà ci è già arrivata nel 2021 con il lancio dell'EHS9, che è un SUV mega galattico paragonabile a una Rolls Royce Cullinan anche in termini di dimensioni. Arriva in Europa, in altri mercati come Francia e Germania, no, per il momento non si parla di Italia, proprio con questa EH7 e con l'EHS7, che è un SUV basato sulla stessa identica piattaforma. È interessante anche perché in Hongxi dicono che questo modello, in generale tutti i modelli che seguiranno nei prossimi anni da qui al 2029, andranno a combattere direttamente con Audi, BMW e Mercedes, quindi gli obiettivi sono sicuramente importanti. Ma ha le carte in regola questo modello, questa EH7, per giocarsela alla pari con quelli che ormai sono considerati dei mostri sacri nell'automobilismo europeo? Lo scopro insieme a voi. Prima però mettete un bel like al video e iscrivetevi al nostro canale. Parto da questo dettaglio anteriore per farvi notare come sia rosso, esattamente come richiama il nome Hongxi. Hongxi infatti significa, tradotto letteralmente, bandiera rossa, quindi capite subito qual è il legame che c'è ovviamente con la Cina. Ed effettivamente Hongxi è da sempre uno dei marchi più importanti per quanto riguarda l'automobilismo di lusso cinese. Oltre a questo vi faccio vedere anche subito la sequenza di animazione dei fari. Quando vado a sbloccare la vettura, vedete che pulsano in questo caso e vanno a creare questo gioco di luci. Quello che stiamo vedendo è un esemplare di preproduzione, quindi oggettivamente presenta qualche difetto nella carrozzeria, però per il 90% è molto simile a quello che i francesi e i tedeschi, ma non solo, vedranno anche nelle concessionarie poche settimane, visto che è previsto l'arrivo alla fine del 2024. Poi vi dirò ovviamente anche i prezzi. Parlando di design, vi faccio notare subito questi cerchi Lega da 20 pollici con le pinze Brembo, sintomo di sportività per questo modello, anche se in realtà, come poi vedremo, non si tratta del modello più sportivo di tutta la gamma. Una parte anteriore che noi abbiamo già visto, riapprezziamo questo gioco di luci, molto molto elaborata la parte anteriore, con spigoli ma anche forme un pochino più morbide. Questa zona anteriore che vedete sembra quasi un sorriso, e poi una bella integrazione da parte di Hongxi per quanto riguarda i controlli del cruise control adattivo. Vado nella fiancata per farvi vedere che comunque è piuttosto alta, con queste maniglie a filo della carrozzeria. Adesso, se vado a chiudere la vettura, vedete che si ritraggono. Dicevo, una linea che è piuttosto alta, con il tetto in contrasto di colore nero che va un po' a smorzare, diciamo così, le linee che sono piuttosto muscolose di questo modello, per quanto semplice in realtà nella fiancata, perché vedete non abbiamo particolari nervature. Tutt'altro che semplice la forma del posteriore, che sicuramente si fa riconoscere. Anche in questo caso vi faccio vedere l'animazione delle luci quando vado ad avviare, a sbloccare per meglio dire, la vettura da remoto. Vedete com'è complesso questo disegno, con questi fari che risalgono dalla paraurti e vanno ad unirsi a questo elemento centrale, a questa barra luminosa posteriore. Già che ci sono, vi faccio vedere anche quelli che sono gli interni, che in realtà, diciamo così, mettono d'accordo tutti, perché gli esterni magari possono sembrare un po' più particolari, quindi non accontentano sicuramente tutti i gusti. Gli interni invece lo fanno, almeno secondo me, perché c'è stato uno studio di design veramente molto molto attento, ci sono diverse caratteristiche ben riuscite, e anche a livello di materiale direi che la sensazione è molto molto positiva. In particolare vi faccio vedere il pannello delle portiere. Ribadisco che questo è un esemplare pre-serie, quindi potrebbe presentare magari qualche difetto se lo vedete in casa.
camera, ovviamente arriverà in concessionaria con tutte le cure del caso. Vedete i materiali che sono stati utilizzati, in questo caso abbiamo un materiale soft touch, anche questo soft touch, poi qui c'è un elemento luminoso che si può andare a configurare, ci sono fino a 256 tonalità che si possono andare a personalizzare dal display che dopo andiamo a vedere. Anche questa parte qui dove di solito si appoggia il braccio è fatta molto bene, questa parte è in un nero più che lucido opaco, in questo caso però comunque piacevole alla vista, e poi abbiamo anche gli speaker dell'altoparlante. Passando ai sedili, ecco, i sedili hanno una forma veramente molto strana, semplice nella loro forma a guscio, ma piuttosto elaborata, vedete, per quanto riguarda le cuciture, per quanto riguarda i rivestimenti. Abbiamo questo look un pochino più squadrato per la parte della seduta, quest'altro invece squadrato sempre per lo schienale, poi un altro tipo di disegno invece per la parte superiore, questo logo di Hongxi che visto così in realtà sembra quello di una Bentley, ma lo diciamo sottovoce. Particolare direi anche il volante, tagliato nella parte superiore e inferiore, vedete anche i lati, è anche molto strano da impugnare se devo essere molto onesto. Adesso salgo insieme a voi, anzi no, vi faccio vedere il tetto panoramico che non si può richiudere, quindi resta sempre così, una superficie di 2 metri quadri che dà veramente tanta luminosità all'abitacolo e riesce a trattenere comunque anche i raggi solari, quindi non vi affumicate comunque all'interno di quest'auto quando ci sono giornate di sole. Allora, per quanto riguarda la dotazione, tecnologica, Hongxi ha fatto un ottimo lavoro direi, a partire dal fatto che non è necessario avere con sé, non è necessario avviare l'auto con un bottone, perché non c'è un pulsante fisico. Come vedete, io ho semplicemente la mia chiave, la lascio qui, premo il pedale sul freno e l'auto è pronta a partire. Quindi se io la metto in D, adesso ovviamente non mi muovo, però in teoria l'auto è pronta a partire. Premo in P per rimetterla in modalità parcheggio, e per farvi vedere il comparto tecnologico, che in questo caso è composto dal quadro strumenti da 6 pollici, da questo pannello che secondo me adesso si vede veramente molto molto poco, però potete andare a selezionare i fendinebbia e le luci, ecco adesso forse si vede un pochino di più. Su questo modello non è presente, ma potete avere l'head-up display, head-up display che proietta su una superficie di 63 pollici, quindi immaginatevi praticamente un televisore davanti a voi dove sono proiettate tutte le informazioni sulla guida. Poi c'è anche il display da 15,5 pollici, un display che è fatto direi piuttosto bene come grafica, anche come forma sicuramente si lascia guardare. La grafica è piuttosto intuitiva sinceramente, quindi potete andare ad avere questi widget, quindi queste scorciatoie per andare a trovare le varie impostazioni. C'è la climatizzazione, vedete, potete impostarla direttamente da qui, potete impostare la navigazione, potete restringere la mappa e potete andare anche a visualizzare i vari punti di ricarica che ci sono nelle vicinanze. Passando al veicolo, ecco che qui entriamo nella parte un pochino più interessante, perché ci sono le varie modalità di guida, ecco, comfort, sport, snowfield, quindi per lo sterrato, comunque per i terreni un attimino più viscidi, e poi c'è la possibilità di customizzare la vettura con varie opzioni. C'è anche, come vi dicevo, la possibilità di regolare la tonalità dell'ambiente, in questo caso tonalità dell'illuminazione ambientale. In questo caso abbiamo sì una scelta limitata, ma sui modelli top di gamma in realtà c'è proprio una tavolozza dei colori che potete andare a selezionare, quindi in questo caso è il modello base, ma su quelli un pochino più accessoriati in realtà c'è la possibilità di avere molte molte più opzioni. Vi faccio vedere anche la parte della plancia, perché forse non ve l'ho fatta vedere benissimo. È stato fatto secondo me un bello studio dal punto di vista delle forme, perché sicuramente catturano l'occhio, vedete, sono forme molto organiche come amano dire i designer, quindi non sono squadrate, ma sembrano proprio sviluppate, insomma, con un lunghissimo studio di design da parte di Hongxi, che ha fatto anche un ottimo lavoro nell'affossare poi
questi comandi. Questi non sono comandi fisici, sono tutti comandi a sfioramento. Vedete, io vado a spostare il dito e attivare la climatizzazione. Ecco, una cosa che sinceramente non mi è piaciuta, l'avrete notata anche voi, che questo pannello in nero lucido in piano black va a sporcarsi molto facilmente, soprattutto è molto soggetto ai riflessi, quindi vedete che proprio in questo caso è anche difficile andare a riconoscere i vari tasti, ma non è la prima vettura cinese su cui riscontriamo in realtà questo problema. Chiudo facendovi vedere come si sta nella zona posteriore, qual è il comfort nella zona posteriore. Intanto vi faccio apprezzare ancora la forma, che a me piace parecchio, dei sedili. La lunghezza del passo è di 3 metri, quindi direi che si sta alla grande qua dietro, c'è veramente tantissimo spazio. Il sedile anteriore era regolato sulla mia posizione di guida. Qui apro e chiudo una piccola parentesi, perché la posizione di guida secondo me qui è fatta veramente molto bene ed è molto comoda. Però tornando qui allo spazio posteriore, vi faccio vedere quanto ne ho per le gambe. Il pavimento è un pochino rialzato, quindi effettivamente va a rubare un po' di spazio per le ginocchia, almeno in altezza, però posso allungarle veramente all'infinito, le ginocchia, posso allungare i piedi, veramente sto bene. E anche con l'altezza, vedete che il tetto panoramico mi permette di guadagnare qualche centimetro in altezza. Quindi insomma, nel complesso, gli interni di questa Hongxi per me sono tanta roba. Adesso però vi porto alla scoperta di come si guida questa EH7 per capire se può giocarsela davvero con BMW e Mercedes. L'abbiamo vista fuori, l'abbiamo vista dentro, ma come si guida questa Hongxi EH7? Partiamo innanzitutto con le specifiche tecniche, visto che parliamo del modello base, almeno in termini di motorizzazione, visto che è presente un motore elettrico posteriore da 344 cavalli, la batteria invece da 111 kWh, quindi quella più grande che si può avere nella gamma di questa EH7. Per il resto la gamma da cos'altro è composta? È composto da una motorizzazione ancora più potente con doppio motore elettrico da 619 cavalli e da una batteria a litio ferro fosfato da 85 kWh. Quindi insomma, di scelta direi che ce n'è per quanto riguarda questa Hongxi. Come vi dicevo, siamo a bordo del modello con motore elettrico posteriore e con batteria più grande, una batteria molto molto grande, soprattutto anche se rapportata con la concorrenza, visto che parliamo di vetture come BMW i5, Mercedes EQE, che hanno accumulatori intorno ai 80-90 kWh, un'auto che rispetto a questi modelli risulta avere una maggiore autonomia, ovviamente anche proprio per un discorso di batteria. Quindi se le tedesche fanno circa 500-550 km, qui arriviamo potenzialmente fino a 700 km, che è un valore sicuramente interessante. Insomma, di ansia ed autonomia sicuramente non c'è. Ma l'aspetto che occorre sottolineare di questo modello non è tanto la grandezza della batteria quanto la velocità di ricarica, che fa sicuramente la differenza con un accumulatore così grande, visto che la velocità di ricarica è di 250 kW. Quindi se riuscite a trovare, diciamo così, il caricatore giusto, il caricatore in ricarica continua, appunto in corrente continua, riuscirete ad avere una velocità veramente molto molto elevata e ricaricare dal 10 all'80% in 25 minuti. Quindi pausa pranzo, si carica la macchina e si riparte con una buonissima autonomia. Detto questo, detto del powertrain, come si guida questa Hongxi? Allora, sono presenti delle sospensioni normali, non sono sospensioni ad aria, non sono sospensioni a controllo elettronico, quindi un pochino basico come trattamento per quanto riguarda il comparto delle sospensioni, ed effettivamente è un po' rigida quando l'asfalto non è perfetto questa Hongxi. Se passa questo in modalità ovviamente eco, in modalità comfort, se passate in modalità sport avrete un'auto che è ancora un pochino più rigida. Quindi dal punto di vista dell'assetto dovete subito avere a che fare con un'auto che dovete pensare di avere a che fare con un'auto che comunque è comoda, sì, però fa sentire determinati sobbalzi, determinate asperità della strada, cosa che ad esempio Mercedes e BMW vanno a curare un pochino di più. L'insonorizzazione secondo me è veramente molto molto buona. È vero, si parla di un'auto elettrica, è vero, si parla
di un'auto che comunque non emette suoni artificiali quando si procede durante la guida, quindi è per forza molto molto silenziosa, però con la presenza di questi vetri e con la presenza in generale dei pannelli fonoassorbenti, secondo me Hongqi ha fatto un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro che è fatto bene anche dal punto di vista dei sistemi di assistenza alla guida, perché abbiamo un LiDAR, tra l'altro qui davanti a me c'è il quadro strumenti che ha una grafica molto simile a quella delle Tesla, per esempio, oppure di altri marchi cinesi, per esempio NIO, che vi mostra in una riproduzione tridimensionale di tutte le vetture, degli autobus, degli autocarri, dei pedoni addirittura che sono davanti a voi, per farvi capire che il LiDAR effettivamente sta lavorando. Quindi abbiamo un sistema di guida autonoma di livello 2 che funziona piuttosto bene, ci sono anche delle telecamere ai lati che vi aiutano quando siete fermi, come in questo caso un incrocio, oppure state per attraversare. Si attiva automaticamente sul sistema di infotainment una visuale a 360 gradi tipo drone dall'alto, e poi avete anche una visuale per quanto riguarda quella anteriore e quella ai lati, quindi insomma quando vi avvicinate all'incrocio, ripeto, c'è la massima sicurezza, e questa non è una caratteristica che effettivamente hanno tutte le auto, un qualcosa che quindi vale la pena sottolineare nel caso di questa Hongqi EH7. Arriviamo però al prezzo. Come vi ho detto, non arriverà in Italia, per il momento si partirà con Francia e Germania tra i vari mercati in cui entrerà Hongqi, una vettura che parte da circa 50.000 euro per quanto riguarda questo modello praticamente base. Dopodiché bisognerà crescere con il listino fino ad arrivare intorno ai 65-70.000 per il modello top di gamma Pro, che ha le sospensioni a controllo elettronico, ha i due motori elettrici, ha la batteria più grande, insomma per arrivare fino al top di gamma c'è ovviamente uno scalino da fare in termini economici, e si arriva intorno ai 65-70.000 euro, che è comunque meno rispetto a quello che fa la concorrenza, perché vi ricordo Mercedes EQE parte da circa 70.000 euro, BMW i5 parte da 78-79.000 euro, poi ovviamente si va a crescere con i modelli più potenti, con la i5 M60 che arriva a 100.000 euro, 107.000 euro, mentre invece la EQE 53 AMG addirittura va sui 120-130. Quindi effettivamente c'è un gap di prezzo rispetto ai modelli più costosi tedeschi. Per quanto riguarda questo confronto, però, ditemi voi che cosa ne pensate di questa Hongqi. La preferireste effettivamente rispetto a una tedesca, pagandola comunque meno rispetto alle sue rivali, o preferireste andare su sicuro con un marchio come Mercedes o BMW? Fatemelo sapere nei commenti.